Salve amici del canale, prepariamo un nuovo tutorial. Adesso vi faccio vedere alcuni disegni che ho nel mio uno dei tanti album da disegno. Questi sono delle sirene, vi ricordate abbiamo fatto anche un disegno qualche tempo fa, vi ho fatto vedere alcune piccole cose, questo abbiamo fatto addirittura in diretta, insomma poi ha avuto una storia tutta sua, qui ci sono ancora altri disegni che avevo preparato per fare qualche cosa e poi ho realizzato e avete visto come. Questo è un insieme di disegni, niente di eccezionale. E qui adesso abbiamo la nostra bella pagina bianca. Organizziamoci un po', facciamo qualche cosa. Allora, come si inizia un disegno? Beh, semplici linee, senza grandi preoccupazioni di poter sbagliare, quindi andiamo tranquilli, liberamente. Mettiamo giù quello che al momento ci viene in testa. Abbiamo un'idea, un flash che ci è così illuminato, ci ha illuminato la mente e cerchiamo di riprodurlo più o meno fedelmente. Questo, come detto, è uno schizzo, per cui è un preliminare, un qualche cosa che si butta giù per fissare le idee, niente di eccezionale, quindi non deve essere preciso. Con le ombre giuste, con le proporzioni giuste, è un disegno per cui è un'istantanea della mente, se possiamo così dire. Quindi quello che ci interessa è posizionare i vari elementi e poi eventualmente li sistemiamo piano piano. Io ho già un'idea di quello che vorrei fare, quindi vado abbastanza, diciamo, tranquillo, anche se naturalmente è un'idea mentale, quindi comunque va elaborata, preparata, eccetera. Ora ho usato una 8B per iniziare il disegno e non va bene che è troppo grassa, vedete, adesso ho una 2B che è più adatta, se no lascia un segno che è troppo sporca troppo la carta e eventualmente se devo cancellare mi dà un po' di problemi. Non è un problema grosso, meglio ancora sarebbe disegnare con le matite già colorate, che sono un blu, un rosso, un giallo, dipende da quello che volete fare. Però insomma, ecco, per iniziare, per non strafare, va benissimo una grafite non troppo dura, perché sennò poi segna troppo il foglio, però una matita, una 2B, una B, penso che sia un compromesso accettabile, ecco. Qui siamo ancora a fare qualche dettaglio più o meno, ecco, a pensare a come posizionare il braccio, se metterlo in una posizione, in un'altra, e quindi insomma siamo in fase di elaborazione grafica e mentale. Qui abbiamo cambiato qualche cosa, abbiamo messo un cappello in mano a questa signora, che se ci fate caso è lo stesso tipo di cappello che aveva quella ragazza che ho fatto qualche giorno fa tra le barche, più o meno per avere un, diciamo così, un filo conduttore, non che sia la stessa persona, nemmeno lo stesso posto, però ecco, per avere diciamo, una caratteristica comune in qualche cosa che possa essere un riferimento, un riconoscimento, nulla di straordinario. Però quando fate dei dipinti, se avete voglia di continuare o okay, che cercate, se vi riesce, se c'è l'opportunità naturalmente, di trovare un elemento caratterizzante, un qualche cosa che diciamo che è vostro, che può in qualche modo ricondurre un quadro a voi stessi. Può essere una stupidaggine, naturalmente, può essere una cosa che so, vi ricordate Jacovitti, no? Che metteva il salame, metteva, che so io, la gallina che faceva alcune cose, oppure un uovo che correva, insomma, i classici salami di Jacovitti, per dire qualche cosa di più concreta. Quindi ecco, non dico di mettervi a fare i salami, ma insomma, ecco, se trovate un elemento che può essere di vostra fantasia, potrebbe essere qualche cosa di interessante. Non è detto che deve essere per forza una cosa stupida. Io qui ho messo il cappello, ma giusto così per un riferimento molto molto semplice, insomma, ecco, quasi casuale, non casuale al 100%, però insomma, diciamo che mediamente voluto, dai. E quindi insomma, ma ci sono di questi riferimenti tantissimi nei quadri, per cui
casomai non ci si fa caso tante volte, però ci sono spesso. Poi ci sono proprio pittori che hanno fatto dell'oggetto ripetuto in maniera a volte anche esasperata, e il loro leitmotiv, no? Come si dice adesso, boh, forse ho detto una cosa sbagliata, però ecco, hanno fatto la loro caratteristica, non voglio dire. Che ti posso dire, Modigliani con i suoi colli lunghi, oppure Morandi con le sue bottiglie, o Capograssi, o tantissimi altri, insomma, che hanno dato un'impronta talmente personale che si riconosce immediatamente, anche se al limite non apprezzate il pittore, però non potete non dire che è lui. Uno dei tanti, anche De Chirico, insomma, il mondo è pieno, no, di personaggi che hanno lasciato un'impronta personalissima, con oggetti o cose o un modo di dipingere molto molto personale. Queste che sto usando sono matite no, non acquarellabili, matite tradizionali, normalissime, sono matite addirittura decennali, sono molto molto vecchie, per cui ogni tanto tirando fuori qualche cosa dai cassetti sbucano fuori vecchi attrezzi del mestiere, diciamo così, casomai che hanno veramente decine di anni. Questo non lo so, ma come minimo hanno una ventina di anni, così tanto per dare un senso alle parole. E quindi, ma sono buone, ci sono delle matite che poi nel tempo, ho fatto caso, ricomprando la stessa marca, lo stesso genere di prodotto, quelli moderni sono di qualità inferiore. Ci sono dei colori che, mi ricordo ai tempi che furono presi, erano considerati di media bassa qualità, e provati oggi rispetto a prodotti più blasonati, insomma, più come posso dire, professionali, si dimostrano, non voglio dire superiori, ma sicuramente alla pari, per cui. Ora non so se è un caso, ma c'è stato forse in qualche caso un appiattimento di valori. Non lo so, forse è stata una combinazione, chissà, forse il tempo ha migliorato il prodotto, non lo so, non sempre accade, però forse, non lo so, dovrei comprare altri materiali e fare dei confronti, ma onestamente ho così tanta roba che non. Mettersi a comprare ancora colori, matite e cose varie sarebbe. Più che uno spreco di spazio, perché veramente ne ho tantissima di questa roba che comunque consumo, perché poi ne uso tanta, per cui soprattutto di carta. Carta ne uso veramente tanta, poi una matita, a meno che non si spezzi continuamente la punta, insomma, durano per un bel pezzo, che voglia fare disegni e cose varie. Io poi avendocene tanti non sempre uso la stessa, per cui sembra non finiscano mai, perché nel frattempo ne ho usate 3, 4, 5, stesso colore, stessa tonalità, però matite diverse, quindi prima che finiscano, me ne scordo quasi. Comunque, insomma, mi diverto, mi piace tantissimo, per cui sono spesso alle prese con matite, colori, poi faccio anche dei cestini pieni di cartaccia, perché se non mi piace, oppure insomma. Viene fuori una cosa orrenda, piglio e butto via, no? Non è che conservo tutto in maniera maniacale, perché se no non mi basterebbe una casa di 300 metri quadrati per raccogliere tutto quello che faccio imbratto e sporco. Non ho la presunzione di pensare che ogni cosa che faccio è come quella di Remida che vale oro. Tantissime cose fatte valgono giusto l'idea di uno schizzo, di una cosa messa lì e va bene così, insomma, ecco, non è che ogni cosa è un capolavoro, magari. Vabbè. E poi una cosa che dico spesso, più che altro parlando così con gli amici, nelle discussioni, no? Qualcuno mi chiede se non mi piacerebbe così in maniera platonica, virtuale, essere considerato un grande artista oppure essere riconosciuto,
Ma onestamente non me ne interessa più di tanto. Il mio interesse principale è divertirmi, passare il tempo in maniera divertente, pulita, e poi il resto non mi interessa. Ho avuto tante possibilità, più o meno, come tanti capita, di poter far diventare un lavoro questo hobby. E dal momento che poteva diventare un lavoro, mi ha dato un brivido lungo la schiena e ho detto no, 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 se diventa un lavoro, no, preferisco fare un altro lavoro, non mi piace un lavoro sedentario. E quindi ho preferito fare altri tipi di lavoro che mi hanno dato la possibilità, la libertà di fare questo, che non è un lavoro per me, anche se è un lavoro, tra virgolette, tra i più difficili che abbia mai affrontato, ecco. Bene, questo è il disegno, lo schizzo da cui partiremo per fare il nostro prossimo dipinto. Come vedete è stato fatto in maniera abbastanza rapida, mi ci sono anche perso un po' troppo, perché so, per essere uno schizzo è anche troppo dettagliato, però questo fa parte delle prescrizioni mediche, per cui bisogna farne almeno due il giorno, quindi almeno uno a colori, o se no proprio non si può, almeno due in bianco e nero, se no anche di più, non è un limite tassativo. Quindi una volta che avete fatto il vostro schizzo, il vostro disegno preliminare, più o meno dettagliato, non ha molta importanza, l'importante è che abbiate almeno una vaga idea di quello che volete fare, per cui quello è già sufficiente per poterlo riportare sulla vostra tela, cartoncino, quello che è, e dargli forma, dargli vita. Bene, e a questo punto non resta che prendere il nostro cartoncino, il nostro medio density, e divertirci in questa nostra bella attività.